Il Bologna, infortunati signori e uom, Guidolin schiera Piacentini anziché Locatelli. Anche a Malisani mancano giocatori importanti come Mbomà e Amoroso. E il Parma gioca con Milosevic, praticamente unica punta centrale. Comincia abbastanza bene il Parma, ma dopo appena qualche minuto si fa male Milosevic e lascia il suo posto a Di Vaio. Preferibilmente attacca sulla destra, sull'asse Fuser con Conceição. Il Parma, abbiamo visto una comprensione di Conceição. Il Bologna per quasi tutto il primo tempo agisce prevalentemente di rimessa, qui su punizione è Oliveira che impegna Buffon. E occorre dire che la partita non offre molte emozioni nel corso del primo tempo. Oliveira è sempre molto bravo a farsi trovare smarcato, non altrettanto bravo nel momento in cui deve finalizzare l'azione. Sfortunatissimo Di Vaio, dopo appena un quarto d'ora si fa male a sua volta, era reduce da un infortunio, e lascia il posto al giovane Montagno. Ancora spazio per Oliveira che sceglie la soluzione forse meno opportuna. Infortunio anche per Piacentini, Maresca al suo posto. In avvio di ripresa Micù subito impegna Pagliuca. È una partita che nel corso del secondo tempo risulta immediatamente più vivace. Fuori Oliveira, gioca la carta Locatelli, Guidolin. Da sinistra, Conceição per Micù, battuta di prima, è molto bravo nel riflesso Pagliuca. Poi al undicesimo, Cruz riesce a farsi largo su Falsini, opera il cross, il colpo di testa è di Nervo e il Bologna passa in vantaggio. 1-0 per il Bologna. Vedete che praticamente si scambiano i compiti, Cruz che va al cross e Nervo che segna di testa. Reazione rabbiosa del Bologna e Conceição sigla praticamente qualche minuto dopo il pareggio, dopo combinazione con Fuser. Vedete che sul suo tiro c'è una leggera deviazione di via. 1-1. Partita che naturalmente si apre, opportunità su azione d'angolo per Olive, palla che sfila fuori di poco. Dalla parte opposta Falsini chiama a un difficile intervento Pagliuca e il giovane Montagno fa vedere le sue grandi qualità di palleggiatore. È una partita che si è fatta vibrante, anche piuttosto nervosa, parecchie ammonizioni. Qui Cannavaro, nel tentativo di proteggere il pallone, causa un calcio d'angolo. Dalla battuta sfiora Nervo, arriva Cruz ed è il 2-1 a favore del Bologna. Rivediamo, vedete che ancora Nervo che sfiora di testa, da quest'altra parte a Cruz, non resta che accompagnare il pallone in rete. 2-1, non c'è tempo per recuperare per il Parma. Parma che dopo tre vittorie consecutive incontra la sconfitta e Bologna che fa un bel salto avanti in classifica. Te Marco. Eh sì, non c'è che dire, Bologna che fa un bel salto avanti in classifica e la vediamo qui la classifica, il Bologna adesso al quarto posto. Guida la Roma con 18 punti, Udinese 16, Atalanta 15, diciamo che a parte la Roma è un po'...